Salernitana vince il primo trofeo della sua storia, la Supercoppa, dopo la vittoria del campionato, una stagione da incorniciare per il club di Lotito e Mezzaroma e per la squadra allenata da Perrone. Festa inevitabile a fine gara in attesa delle novità sul futuro, la scontata riconferma del tecnico e di alcuni dei giocatori più importanti della Rosa rappresentano la base per la prossima stagione. Solo una formalità, la partita di ritorno con la Pro Patria dopo il perentorio 3-0 dell'andata. La Salernitana si impone con disinvoltura, confermando la propria incontrastata superiorità che fa della formazione granata la più forte della seconda divisione. La Salernitana impiega soltanto 4 minuti per sbloccare il risultato. Il gol lo mette a segno Matteo Guazzo, già decisivo all'andata. Il principe, sugli sviluppi di un calcio di punizione, sfrutta appieno l'incertezza in uscita di Vavassoni. Sotto gli occhi di Lotito e Mezzaroma, Guazzo è più che mai ispirato. Alla ricerca di una riconferma, l'attaccante granata è ancora una volta determinante 5 minuti dopo nel capitalizzare una bella azione corale, ispirata dal capitano Montervino, proseguita da Ricci e finalizzata proprio da Guazzo. E grazie alla Supercoppa per il bomber di Acqui Terme il 19° gol stagionale, meglio pure dell'infortunato Ciro Ginestra, portato da Perrone in panchina per l'ultima partita della stagione. Sotto di due reti, l'impacciata Pro Patria si scrolla di dosso la paura di una clamorosa debacle e, sfruttando pure l'inevitabile calo di tensione dei granata, comincia ad affacciarsi con maggiore insistenza nella metà campo avversaria e dal 25° dimezza così lo svantaggio con Falomi. L'incertezza della difesa della Salernitana è evidente, così Cozzolino arriva quasi indisturbato al tiro, Dazzi è pronto alla respinta ma nulla può sulla successiva conclusione dell'attaccante Falomi. Poco dopo la mezz'ora, su un'incursione di Serafini, provvidenziale l'intervento di Molinari. Nella ripresa, tra cambi e la testa già alle vacanze dei calciatori, non accade molto. Di fatto è la Pro Patria che fa vedere le cose migliori, perché l'11 allenato da Filicano si affida soprattutto all'orgoglio per chiudere a testa alta la doppia sfida di Supercoppa. In almeno due occasioni va vicino al pareggio, ma la Salernitana resiste e chiude a testa alta la partita, sfiorando con Mancini il terzo gol. Sulla linea decisivo il salvataggio di Botturi. Prima del triplice fischio, l'ultimo sussulto della stagione, lo regala la Pro Patria. Finisce 2-1 con la Salernitana in festa per la vittoria della Supercoppa e la Pro Patria che si gode comunque l'atmosfera della Rechi e soprattutto il ritorno in prima divisione. Al patron Lotito, il DG della Lega Pro Ghirelli consegna il trofeo e per la Lega Pro, organizzatrice dell'evento, anche le polemiche legittime per il caro biglietti, l'assenza di riduzioni con la beffa per i tifosi diversamente abili di dover pagare 40 euro per assistere alla finale. Godiamoci questo momento, poi quando sarà parleremo e poi usciranno, se ci saranno, le notizie in tal senso. Godiamoci questo momento, insomma, pensare a quello che sarà, si vedrà. Dai. Ma abbiamo parlato, diciamo, di tutto e di niente, ma non abbiamo sicuramente parlato di futuro. Abbiamo commentato le situazioni, il fatto della gente che c'era, la partita, insomma tutte queste cose, sensazioni del momento, ma non è che si può parlare del futuro in mezzo al campo. Del futuro, insomma, bisogna parlare seduti tranquillamente. Ripeto, quello, cioè, è la società che fa i progetti, quindi nella loro agenda, quando riterranno opportuno cominciare con l'allestimento della squadra il prossimo anno, fisseranno le date. Però io credo che, a differenza di quello che c'è stato 2 anni fa, cioè il tempo veramente contato, e nonostante tutto comunque la società è riuscita a centrare una promozione l'anno scorso, la stessa cosa è successa quest'anno, io credo che quest'anno i tempi siano molto più ampi, quindi insomma non c'è fretta, e quindi io credo che anche quest'anno la società farà. È il primo vero trofeo che la Salernitana finalmente mette in bacheca, e il fatto che il primo trofeo l'abbia alzato io è una soddisfazione non doppia ma tripla, motivo per cui ho fatto di tutto per recuperare.
abbiamo non un presidente ma due, non un direttore ma due, quindi voglio dire c'è gente che poi alla fine sceglierà quale sarà la cosa migliore da fare. Io quello che mi auguro è che non si ripeta magari quello che si è verificato l'anno scorso, quando a inizio dell'anno praticamente il 95% di questa squadra era stata rifondata, semplicemente perché anche l'anno scorso si è vinto, però indubbiamente con qualche problema di troppo, e indubbiamente la squadra dell'anno scorso non aveva la qualità di questa squadra qui. Sono contento se il presidente poi confermi quello che ha detto, perché credo che questo sia un gruppo che realmente possa fare molto bene anche in prima divisione.